Carpenteria Metallica Centese, azienda leader nella lavorazione del metallo. Lavori di carpenteria metallica, taglio a laser, piegatura, punzonatura e roditura in CNC, con la massima precisione e qualità. Tanto lavoro, ma anche tanta passione. Via Nazario Sauro, numero 3, telefono 051 683 5851. Impresa Merighi 100, opere d'urbanizzazione, asfalti e pavimentazioni autobloccanti, impianti fognari e depurazioni acque. Via Stradellazzo numero 3, telefono 051 683 6103. Merighi, tanta passione per il lavoro sempre a canestro. Studio Fava, commercialisti e avvocati. A 100, in via della Canapa 54. Professionalità, disponibilità e cortesia, qualità dei servizi e dei prodotti. Cercolor, a Finale Miglia è tutto questo, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, stufe e accessori per la tua casa delle migliori marche. Il fondatore Andrea Filippini e lo staff di Cercolor sapranno consigliarti il meglio per la tua casa. Soffriamo la non presenza di un giocatore importante come Benfatto oggi, più delle altre partite, ma è un giocatore per noi importante, una squadra pesante, tra virgolette pesante, come Forlì. Noi abbiamo sofferto il loro 5 di riferimento, che penso abbia fatto probabilmente, è stato il miglior realizzatore se non sbaglio, o quantomeno è stato tra quelli migliori. Quello ci ha creato sicuramente delle difficoltà. I Pasacchettini, sì, che ha fatto 19 punti, adesso non vorrei guardare male, sì. Abbiamo sofferto tantissimo a rimbalzo, infatti la prima volta che perdiamo la gara a rimbalzo, la prima volta che facciamo una rotazione di squadra estremamente bassa contro una squadra che ci ha creato dei problemi, perché ripeto, la loro fisicità era superiore alla nostra, e questo lo sapevamo già da prima, prima di fare questa partita ero estremamente preoccupato perché sapevo qual è la forza di questa squadra. Una dimostrazione che il campionato ti dà sempre ti pone delle difficoltà che tu devi cercare di affrontare e superare, anche in settimane non belle come è stata la nostra. Infatti devo ringraziare il nostro responsabile della giovanile, la Benedetto, coach Savini, che mi ha dato la possibilità di potermi allenare in settimana, visto che con due ragazzi che hanno ben figurato nonostante siano estremamente giovani, hanno ben figurato e ci hanno permesso di allenarci, ma sicuramente la settimana non è stata delle migliori. Bravo De Fabridis, bravo, voglio dire, anche ripeto, Sacchettini, sono stati veramente bravi, bravo Carpanzano, hanno fatto una buona partita, questo non c'è dubbio. Noi abbiamo giocato una partita discreta, potevamo chiuderla in tante occasioni, non l'abbiamo fatto neanche nel terzo quarto, abbiamo permesso a loro di rientrare, ma più che altro per dei nostri errori, per delle nostre scelte cattive in attacco e anche in difesa, dove abbiamo permesso ai nostri avversari di essere troppo presenti in aria con rimbalzi offensivi che ci hanno messo in difficoltà. Avremmo dovuto chiuderle in due o tre occasioni, non ci siamo riusciti. Quando non le chiudi le partite poi te le porti fino alla fine, e fino alla fine poi una giocata di un giocatore rispetto a un altro ti fa vincere la partita. Seba, che fino a quel momento era stato non all'altezza del Seba che conosciamo, ha fatto la giocata della partita e ce la siamo portati a casa. Ma Seba è un giocatore che è stato scelto dalla squadra, quindi comunque alla fine gioca con noi, è bello averlo, e sappiamo anche che Chiera non ha fatto null'altro che fare una partita uguale a quella che ha fatto sempre. La verità è che ci sono mancate le nostre due guardie, capita in una stagione una partita poco, non tanto redditizia, ma come posso dirti, poco ragionata, un po' giocata non con la giusta lucidità, come è giusto che il ragazzo faccia anche nei momenti di difficoltà. Questo può capitare, come capitare a Rizzitiello per una serie di partite. Oggi invece l'abbiamo riavuto, l'abbiamo ritrovato,
può capitare anche a Chiera, come capiterà a Vigo, come capiterà a qualsiasi altro giocatore, che poi bisogna avere la capacità di restare ugualmente dentro la partita perché tutti si è utili, come nessuno è indispensabile, ma tutti si è utili. E portare un mattoncino, portare qualcosa è indispensabile per tutti. Secondo me Chiera l'ha fatto anche oggi, pur non essendo, ripeto, insieme a Vico, non hanno fatto una partita straordinaria, ecco. Però, devo essere sincero, il loro l'hanno portato anche in una condizione di gioco non eccelsa, perché oggi sicuramente la squadra avversaria ci ha messo in difficoltà.